Signori, buongiorno da Ponte di Rialti. Buongiorno ragazzi. Suspense. La scrittura di questo video è una titanomachia, cioè gli dei che combattono per domare le forze generatrici della Terra. Più o meno la scrittura di questo video si equipara a tal battaglia. Quindi, imparando la lezione che a quanto pare non ho ancora imparati, che è comunicare la pubblicazione dei video quando i video li hai fatti, ieri contavo di finirlo, ma non è stato così. Perché? E vi racconto un attimo perché, così faccio un po' di anticipation su Ponte di Rialti. Perché la gamba l'è attaccata al pè. Perché qualcuno di voi si ricorda quando il principe Carlo ha firmato il suo decreto in cui diceva Bella divento re a settembre? Someone remembers that? Avete notato che c'era un canaletto gigante davanti a cui tutto il governo inglese stava zitto e muto in attesa di vedere il proprio nuovo re? Ecco, io ero seduto sul divano più o meno come in Lord of War quando Nicolas Cage vede la caduta del muro, la caduta dell'Unione Sovietica. Più o meno la reazione mia è stata la stessa, perché quella cosa mi ha finalmente dato la possibilità di parlare di un argomento pazzesco, cioè della relazione tra Venezia e l'Inghilterra, che è una relazione incredibile e che è semplicemente una delle basi della società contemporanea nella quale viviamo, no? Quindi mi sono lanciato a studiare questo argomento vastissimo, una roba come, boh, 4 secoli di storia, tutte quante in inglese, perché ovviamente in Italia non se ne parla di queste cose, capisci come la storia sia molto nazionale poi da un certo punto di vista. E siccome volevo fare un libro, ma anche questo libro non sapevo quanto tempo ci voleva, a un certo punto mi sono detto, ma sì, facciamo un video introduttivo, no? Che è il video che doveva uscire oggi. Domiamo 4 secoli di storia in 6 minuti. Quindi siccome giustamente per ricostruire delle basi di sicurezza, sia produttiva che economica, sono tornato da solo a fare questo mestiere, senza più un team, per fortuna per loro e per fortuna mia, la grande battaglia è capire realmente quanto durano le lavorazioni. Capito? Mi avete detto in tanti, ma perché non fai parte dei creators di Zaia? Ma bene cazzo! Ci mancava imbarcarsi in una cosa in un momento in cui stai definendo quanto tempo ti serve per fare i tuoi video. Voi vedete l'immediatezza del contenuto, ma dietro ci sono praticamente, non so, delle navi schiavi emotive dentro il mio cuore, la mia testa e la mia vita. Quindi vi tengo aggiornati oggi sull'andamento della produzione. Domani vorrei proprio buttarlo fuori sto video, anche perché altrimenti il castello Papadopoli già mi taglia la gola e soprattutto poi questa settimana ci sono altre cose importanti da fare. Però vi tengo aggiornati in pomeriggio. Madonna, c'ho la faccia che sembrano quelle notti insonni che passi per fare gli esami, ma il libro continua a non finire.